Studio 7, in collaborazione con Sport Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Tramonta un giorno amaro senza verità di una vita ricca. Chi è Mauro Cicconi? Questa, Pietro, è una domanda tra trabocchetto. Ma Mauro Cicconi è una persona normale, una persona che ha voglia di comunicare qualche cosa, che ha voglia di comunicare quello che pensa, quello che sente, e magari non sempre riesce a farlo nei modi e nei tempi dovuti, perché diciamo così, sincronizzare i propri pensieri, i propri sentimenti, le proprie idee con quello che poi è in grado di recepire il mondo non è poi una cosa così scontata o così semplice come alcuni pensano, ecco. Allora, molti ti definiscono cantautore. Ancora esiste il cantautore? Ma il cantautore esiste, tutti sono cantautori, tutti coloro che vogliono mettere magari in musica ciò che pensano o ciò che vorrebbero, o ciò che vorrebbero dire, anche se poi la canzone ha dei filtri, insomma, non è proprio una comunicazione diretta, è una comunicazione che ha bisogno di una sensibilità particolare per essere capita. E quindi questo fa sì che magari la canzone in sé per sé è per tutti il significato più intimo, non è per tutti, ma è per una cerchia un pochettino più ristretta, e invece il significato primo magari è colto solamente da pochi, non da pochi eletti, però da pochi personaggi che hanno una sensibilità necessaria a magari cogliere il messaggio centrale del testo e della musica. Perché poi nella canzone il testo e la musica non sono mai scollegati, insomma, rappresentano un tutt'uno, insomma, come l'anima con il corpo, insomma, rappresentano un'integrità, anche se poi magari sono due figure distinte. Da cosa trai ispirazione per le tue canzoni? Ma sicuramente dalla vita, dal vissuto, dalla vita quotidiana, ma anche dalle proposte culturali o dai dibattiti che magari si fanno tra amici o tra conoscenti, che magari lanciano il sasso su determinati argomenti o su determinate situazioni, che poi diventano stimolo di riflessione, e magari da lì nasce una canzone. Questo è successo, per esempio, con l'occasione, mi approfitto dello spazio televisivo, perché questa cosa è successa con una canzone che uscirà il 23 maggio, uscirà nei Digital Store, scritta con un amico a quattro mani, su un argomento nato da una discussione, da un aperitivo, che è un argomento basato sulla storia di Ilaria Alpi, e da cui abbiamo tratto un testo che poi è diventato canzone. E quindi, ecco, con l'occasione approfitto anche di questo piccolo spazio pubblicitario per dire questo, però è un modo vero, un modo chiaro di dire come poi nascono le canzoni e come le canzoni, una volta che sono nate, vengono lavorate, prodotte e pubblicate. Nasce prima il testo o prima la musica, o a volte nascono insieme? Questo, secondo me, è un mistero. Non possiamo capire se nasce prima la musica o nasce prima il testo, perché secondo me ogni canzone ha una sua storia, una sua particolarità. Per rimanere, diciamo così, nella canzone che ho presentato adesso, nel caso specifico, è nato prima il testo.
quindi dal testo è nata poi la musica. In altre occasioni ci sono dei motivetti che si ripetono costantemente, giorno dopo giorno, minuto dopo minuto, che quasi forzosamente costringono, diciamo così, l'autore ad inserire sopra un testo inerente quel sentimento che sprigiona, diciamo così, il ripetersi della melodia che rimbalza in mente. Hai parlato dell'ultimo, del nuovo lavoro che sta per uscire, chiaramente. Poi a volte capita che le grandi idee nascono o le iniziative nascono nel punto, ma il punto più importante, la tavola. È strano però. Va bene, in questo caso è nato da un aperitivo, da una chiacchierata in un aperitivo. Poi magari, sai, sono sempre quelle situazioni che ti fanno anche un po' riflettere sulla vita, ti fanno riflettere sulle scelte che una persona fa della propria vita, ti fanno riflettere sulle persone che incontri, sul mondo del lavoro, sulle aspirazioni personali. E quindi poi succede che dal vissuto di una persona, quando è un vissuto vero, quando è un vissuto che ti porta a lasciare la pelle su quello che fai, è naturale che da questa storia, insomma, così, cioè, da questa storia viene fuori un sentimento, viene fuori una percezione, diciamo così, concreta e vera. E quindi poi anche quello che ne viene fuori dal testo scritto o dalla stessa melodia ha un significato di verità, che è una cosa che viene trasmessa a chi l'ascolta, perché chi ascolta capisce quando c'è un testo, una melodia che sono frutto comunque sia di un'esperienza o di un'esperienza vissuta o di un sentimento provato, piuttosto che siano magari solamente delle parole messe lì a ritmo con della musica, che magari apparentemente sembrano anche più melodiche o più belle o più armoniche o più divertenti, però poi ascoltandole attentamente, no, non danno quella soddisfazione intellettuale ed emotiva che magari una persona che cerca un ascolto particolare ricerca. Ecco. Quanto manca a suonare dal vivo questi tempi? Moltissimo, diciamo tutto, anche perché lo streaming non è un palliativo, in alcuni casi superficiale, perché la musica è relazione, e è una relazione anche tattile, quindi ha bisogno un interprete di avere il contatto con quello che è il pubblico. Quindi è inevitabile che il non avere questo contatto e quindi produrre così una musica che, seppur interessante, rimane a livello digitale e lascia all'interno di un artista un vuoto incompiuto, inevitabilmente. Le sensazioni che provi quando sali sul palco e vedi le facce emozionate, che cantano, si rallegrano, sono felici, tristi. Che sensazioni ti prova a vedere le persone davanti? Ma sono diverse. Innanzitutto ci sono diverse platee. Ci sono delle persone che sono interessate a quello che fai e quindi aspettano ciò che fai. E c'è invece una parte di pubblico che in qualche modo è distratta oppure si trova ad ascoltarti non per propria scelta, perché bisogna dire anche questo. Poi ci sono situazioni completamente differenti e ci sono mondi differenti dell'artista che si esibisce. In questo caso parlo di me. Non tutti i giorni sono uguali, quindi sarebbe sciocco dire che tutte le volte che uno si presenta in un palco prova le stesse sensazioni. In realtà il bello è che ogni volta che ci si presenta davanti a una platea si provano sensazioni diverse.
E quindi il fatto di avere, di percepire la differenza del pubblico, la differenza del tuo stato d'animo, la differenza di come sei preparato quel giorno, perché un giorno ti senti un leone, un giorno ti senti pecora, un giorno hai la voce che sembra che chissà quello che possa fare, un altro giorno non vorresti parlare perché sei già troppo affaticato da altre situazioni. Quindi questo mix di odori, di sapori, di emozioni portano ogni volta a vivere, diciamo così, l'evento live in modo unico e irripetibile. Quindi il bello del musicista e il bello di chi si esibisce e il bello del live è che appunto ogni volta è come se fosse la prima volta. Ecco perché lo streaming non può trasmettere le stesse sensazioni, ne trasmette altre, ne trasmette di diverse, però è una questione molto più tecnica. È la stessa cosa che noi proviamo, un conto è che noi facciamo un'intervista, no? Io e te, Pietro, in maniera diretta o in uno studio televisivo o in un ambiente in cui ci siamo trovati, oppure che facciamo una videochiamata, perché questo è. E quindi è naturale che il cuore della conversazione perda inevitabilmente il 90% del significato. C'è qualche artista in cui ti sei ispirato, comunque ti ha dato quella per poter dire mi piace la musica, voglio fare la musica? Sì, moltissimi. Moltissimi artisti mi hanno ispirato e mi hanno anche istigato, nel vero senso della parola. Trovarne uno in particolare, no, ma ne potrei dare molti per diversi motivi. Perché ci sono artisti che mi piacciono, quando sono triste. Ci sono degli artisti che mi piacciono quando sono allegro. Ci sono artisti che mi piacciono quando sono innamorato, ci sono artisti che mi piacciono quando sono deluso. Quindi ognuno ha un suo mondo e ha un suo perché. Con questo mix di informazioni e di emozioni che poi uno percepisce, cerca poi di trovare una propria identità, un'identità musicale. E la quale poi si deve anche adattare a quello che madre natura comunque sia ci ha dato, nel senso che se uno ha una timbrica drammatica rimane su un genere più drammatico rispetto a un genere spensierato, quindi poi le influenze che una persona riceve vanno in qualche modo contestualizzate in quello che uno realmente è. Questo vale un po', penso, per tutte le... no? Per tutte, non solo per la musica, ma per tutte le materie di studio che uno possa avere nella vita stessa, perché alla fine, insomma, uno studia di tutto e apprende di tutto, e poi magari ci sono delle doti, dei talenti, delle qualità e delle predisposizioni che ti spingono a fare più di una cosa piuttosto che di un'altra. Soprattutto poi quando si va in un mondo commerciale, quando di mezzo ci sono, diciamo così, questi maledetti soldi che in qualche modo ti costringono, no, tra virgolette, a fare delle scelte che non sempre vorresti fare, però purtroppo si fa di necessità virtù. Se avessi a disposizione un pulsante che ti fa viaggiare nel tempo e nello spazio e ti piazzerebbe su un palco, qualsiasi palco, di qualsiasi concerto che ti piacerebbe, quale palco ti piacerebbe suonare, salire sul palco e suonare accanto a quella band? Ma sicuramente anni 70, anni 80, per un discorso di intrattenimento, perché a mio avviso hanno raggiunto quasi un apice di sperimentazione musicale, poi soprattutto perché magari uno è anche figlio di quegli anni e quindi questa cosa in qualche modo rimane scritta e incisa nel proprio DNA. A livello culturale prenderei la macchina del tempo, andrei moltissimo ad ascoltare la musica degli anni 30-40, non tanto quella
sviluppata qui in Italia, perché purtroppo qui c'è stata la guerra, ma quella che poi è stata sviluppata in America. Perché in effetti, secondo me, il jazz in America negli anni 40, 30, 40 ha avuto uno sviluppo fantastico. E noi non ce ne siamo neanche potuti rendere conto, forse ce ne siamo resi conto negli anni 70 o negli anni 80, una parte, chi magari ha seguito una determinata musica, di che tipo di evoluzione c'è stata nel mondo musicale. E quindi, ecco, mi piacerebbe andare a fotografare a livello storico, culturale o di puro interesse, diciamo così, di carattere didattico, se vogliamo, quegli anni. Quindi abbiamo capito che ti piace salire sul palco e intrattenere, suonare allo stesso modo. Quindi possiamo dire quasi un Dean Martin. Dean Martin, sì, una parola grossa, però dall'idea che poi Dean Martin è stato forse, ma neanche la punta di un iceberg, no? Come Frank Sinatra o altre cose, ma il mondo di tutta la cultura che girava in quegli anni, di cui noi conosciamo 2, 3, 4 personaggi, ma in realtà c'è stato proprio uno sviluppo sonoro nell'orchestrazione, nel presentarsi, no? Nell'organizzazione dell'intrattenimento musicale, nell'organizzazione di quello che noi chiamiamo. In Italia abbiamo l'opera, poi siamo andati nel teatro canzone, in America sono partiti dall'opera italiana per poi far fiorire quello che è il musical, che offre una serie di emozioni molto più variopinte e sofisticate di quello che è l'opera, senza offendere nessuno. C'è stata proprio una vera evoluzione che ha portato da un genere a un altro, e che a mio avviso, secondo me, noi un pochettino con quello che sono state purtroppo le guerre mondiali che abbiamo vissuto in prima persona, abbiamo subito anche a livello culturale, no? Come se uno a un certo punto di un percorso formativo abbia trovato dei buchi neri, poi non si è potuto in qualche modo agganciare, ecco. Allora, noi ti salutiamo, ci rivedremo, ci risentiremo con l'uscita del singolo e chiaramente con la presentazione del video. Quindi faremo una cosa completamente bella, ci sentiremo perché ci racconterai a quel punto poi tutto quello che è l'emozione, quanto la gente sentirà effettivamente la canzone, che ha un argomento non semplice. No, decisamente non è decisamente una canzone allegra. Il videoclip, per l'occasione, con delle difficoltà e tutto, non sarà un vero e proprio videoclip, ma sarà accompagnata da una presentazione live che è stata fatta il 1° di maggio per l'occasione di un concerto organizzato dal comitato The Day After Covid nel Teatro Comunale di Treia. E quindi abbiamo a disposizione questa interpretazione live che accompagnerà l'uscita del singolo. Quindi non sarà un vero e proprio videoclip, anche se poi comunque alla fine forse è qualcosina anche di meglio, perché in tutto sommato è un live che è servito da pioniere all'uscita del singolo. Quindi in realtà la canzone è già pubblica, perché è stata già presentata, però ufficialmente uscirà nei digital store il 23 di maggio. Sì. Corro nel vuoto. Che cos'è? Corro nel vuoto. Ho mischiato un pochettino, forse. Hai mischiato due canzoni, sono due canzoni mie. Sono due canzoni mie, non mie. Mie non è un italiano un po' barocco. Il Corro è una canzone un po' jazz e parla, insomma, non è stata ispirata da, purtroppo, da una storia triste. È stata ispirata da una storia successa a Macerata qualche anno fa, dove, diciamo così, una
Una persona ha preso la decisione di affrontare la vita a modo suo e in maniera anche abbastanza, diciamo così, irreversibile, perché ha preso delle decisioni che l'hanno portato fondamentalmente ad andare in galera. E questa canzone, diciamo così, è una riflessione sullo stato d'animo che può precedere, diciamo, lo stato d'animo vissuto che può precedere, diciamo così, la scelta di fare determinate azioni. E quindi Corro narra questa vicenda, fondamentalmente, che poi vicenda è una vicenda di fantasia, è una vicenda di intuizione, è una vicenda di punti di vista, e quindi questo rimane, naturalmente, insomma, è stata, però la canzone è stata ispirata da questa vicenda. E poi tra le canzoni che vedi, vabbè, c'è Nel Vuoto, che è il primo singolo che io ho prodotto, che mi hanno prodotto, fra le altre cose, tanto tempo fa, più di 10 anni fa, sono passati 11-12 anni oramai. E poi c'è, tra le varie canzoni che stanno uscendo, oltre Ilaria, c'è Quella sete di un amore, che è sempre una canzone che ho scritto con il mio amico Diego, con cui ho scritto anche Ilaria, anzi le abbiamo scritte insieme, quindi le abbiamo pubblicate insieme. E in più c'è anche un'altra canzone che si intitola Decido per la felicità, che è già uscita, perché è uscita l'anno scorso a luglio. Però adesso viene riproposta in una versione acustica. È una persona dedicata ad un amico che ha preso in mano la sua vita e ha deciso di tagliare i ponti con la sua quotidianità ed è entrato in una comunità di recupero. E dal momento che questa scelta, insomma, per molti sembra quasi una sconfitta, diciamo così, per la propria esistenza o per la propria vita, e io che la penso in maniera differente, cioè la considero una scelta importante, una scelta che può fare solamente chi è dotato di attributi maschili ben forniti, e gli ho voluto dedicare una canzone che a mio avviso rimane decisamente una canzone con il testo più significativo tra tutte queste. Grazie Pietro, è stato un piacere. Ecco, ti saluto qui dalla mia macchina sotto la pioggia, in mezzo al temporale, con la speranza di ritornare a casa il prima possibile e soprattutto di ritornare asciutto, perché qui la situazione non è bella. È stato un piacere. Studio 7, in collaborazione con Sport Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Tramonta un giorno amaro senza verità di una vita something in our mind will always stay. Perhaps the final act was meant to cleanse the lifetime's argument that nothing comes from violence.